Che gelo, panchina di marmo. Qualcuno vicino mi dice assenza, sparito il miraggio. In me questa storia è tagliata, la nebbia. Non ho più memoria. Mi gira la testa e mi scoppia. Avevo sognato da sola, svanita ogni bolla di sapone, cosparso di lividi e il corpo. Avevo 9 anni e al buio parente si mise a toccarmi, ma non fui creduta al racconto. A 15 è un giovane a urtarmi, approcci insistenti e pesanti, serbai il segreto in vergogna. Geloso e gelato, un coetaneo mi tiene in angoscia 2 anni, finché maggiorenne conosco studente forbito e lezioso che vado a trovare ammirata. Parliamo e cominciano baci. Lucente la stanza e odora di rotoli carta architetti, curata fin renderla stucco. Mi ammalia con l'aria saputa. Per mesi discepola pendo. Si atteggia a maestro di vita, a quel che richiede mi adagio. Vorrei mi abbracciasse più intenso, stordirmi in sussurri e carezze. Invece deride richieste superflue le mie sbiolinate. Gli basta un momento, ma forte. Concessi i suoi baci e le strette accetto e gradisco, ma radi. Non sento in profondo, né avvampo. Vorrei un segno di affetto, un suo sentimento sincero. Ignora l'amore che ho dentro. È tiepido pure mio padre. Risposte ma appena abbozzate dell'unica figlia ai trasporti. Il ragazzo propone che il nostro rapporto proceda in normale sviluppo. Non sono convinta e obbedisco. Un giorno, con aria gradassa, si accosta, mi spoglia ridendo e sento che il cuore mi scoppia. Di slancio il suo collo accarezzo, la nuca sfumata mi piace, intenso e asprigno profuma. Mi penetra secco a stento. Sto ferma e null'altro ricordo. Si sente uno scoppio di scappo. L'ho fatto, lui dice trionfando. Ritira l'arnese e si stacca, lasciandomi fredda nel sangue. Ostaggio rimasi per mesi di pochi suoi amplessi formali, finché ebbi forza di uscirne. Mia madre gridò tradimento: figliola, sei ormai rovinata! Il senso di colpa sommerse la mia solitudine. Spersa cercai di reagire all'offesa al mare cercando ragazzi. Rapporto carnale con uno, poi un altro dal gruppo di amici, fu come sfregiarmi di nuovo. Derisa, insultata dal branco, decido di chiudere in corpo e in mente illusioni di coppia. Io voglio scontare l'errore di questo donarmi dimessa, aver sottomesso l'orgoglio al mio mendicare l'affetto. Nel grembo segnato, ora tremo al solo contatto di mano. Psicologo mi giudica casta, assenza di colpe egoiste, bambina virginea smarrita. Dal trauma
che sento pesare, mi sento già vecchia a 20 anni. Il sesso da porre in letargo. Orgasmo non so cosa sia. Ho voglia di studi e lavoro. In casa serrarmi coi miei, confusa qualcuno che dice: non devi sprecare il futuro, la tua ingenuità espiando.